Benvenuti nella rubrica più spaventosa del web. Era da tanto che non vi mostravo qualche video agghiacciante. Direi quindi che è arrivato il momento di rilassarvi e spegnere le luci. Questi sono i video più spaventosi del web. Il 22 novembre del 2021 viene chiamata la polizia per perquisire un'abitazione. La proprietaria chiama gli agenti perché sospetta che qualche intruso abbia fatto irruzione. La casa in questione è di questa donna, che l'affitta occasionalmente su Airbnb. Ma la proprietaria, quella notte, è sicura che la casa sarebbe dovuta essere vuota. Non ha ospiti prenotati, ma nonostante questo, quando si avvicina alla sua casa, nota che la porta principale è aperta. Quindi, un po' nel panico, prende il telefono e chiama la polizia. È sicura che un intruso sia lì dentro, perché oltre la porta sente anche dei rumori strani. La polizia arriva poco dopo e comincia a cercare ovunque. Ma durante l'ispezione accade qualcosa di davvero strano e inquietante. Ciò che è successo è stato catturato dalla bodycam di uno degli agenti, che è rimasto decisamente sconvolto. Guardate. Police, if anyone's here, make yourself known. Police. Anyone inside? Police, anyone inside, make yourself known. Downstairs, clear. Come avete visto, la gente è davvero sconvolto. Non riesce a credere a ciò che ha appena assistito. E in effetti non è facile da spiegare. Sembra che ci sia qualcuno. Eppure dopo aver cercato ovunque, è chiaro che non ci sia nessuno. Com'è possibile? Cos'è successo in quella casa? Sembra che né gli agenti né poi le persone che hanno visto il video riescano a spiegare ciò che è successo. E in ogni caso, sia che si tratti di una persona che di qualcos'altro, è ugualmente agghiacciante. Police! Anyone inside, make yourself known. Quella che state per vedere è l'esplorazione di una scuola elementare che è stata abbandonata per decenni. Si tratta di un video del canale Urbex Hill, che sicuramente già conoscete.
In passato abbiamo visto diverse delle sue esplorazioni perché spesso è riuscito a catturare eventi decisamente particolari e inquietanti. Ma questo è forse il peggiore. Il ragazzo, che si chiama Christopher, è già stato in questa scuola in passato, ma dice che questa volta c'è come un'atmosfera diversa. Rispetto alla volta prima, adesso questo posto gli dà una sensazione di inquietudine, o addirittura terrore. È notte fonda, e Chris entra in questa scuola abbandonata da solo, come fa sempre. Ma appena entra inizia a sentirsi a disagio, e vi ricordo che è abituato ad entrare in questi posti, per cui è abbastanza strano. Come avete visto, tutti quegli oggetti scolastici abbandonati lì aiutano a rendere l'atmosfera ancora più inquietante. Ma a quanto pare non è solo questo che lo fa sentire a disagio. Infatti, quando si addentra ancora nei meandri di quell'imponente edificio, registra questo. Hello. Da un momento all'altro Chris sente un urlo, poi un rumore,
e quando si gira vede questa figura che passa indisturbata nell'altra stanza. È chiaro che ci fosse qualcosa o qualcuno, ma quando va a controllare non c'è assolutamente nessuno. Controlla anche in quella sorta di ripostiglio, ma ancora una volta non trova nulla. È come se quella figura, ipotizziamo una persona, sia svanita nel nulla. Subito dopo la temperatura si abbassa improvvisamente e possiamo notarlo anche noi, dato che il suo alito inizia a vedersi. Nonostante la strana figura sia un mistero, non è ancora finita, perché poco più tardi, mentre esplora un'altra sezione dell'edificio, fa un incontro decisamente spaventoso e particolare. Hello. What the fuck? Oh, it's a fucking toy. Oh my god, that scared the shit out of me. Scared the hell out of me. Excuse my language. Heart is racing. Thought it was a person standing there. It's a toy. Look at this. That's fucked up. Why would somebody leave that in here? Make sure nobody's actually in here. Get that thing, man. That is creepy. Jesus Christ. I don't think I've been that scared in a long time. I do not scare easily. But that creeps me the hell out. That is weird. Let me get out of this place. Nonostante fosse solo un manichino parecchio inquietante, rimane una domanda. Perché si è mosso? Cosa lo ha fatto cadere? Alcuni utenti nei commenti dicono che sembra come se uno spirito o un'entità fosse dentro il manichino e questo sarebbe caduto perché la suddetta entità avrebbe lasciato l'oggetto andando altrove. La trovo una spiegazione un po' forzata, ma è comunque strano che sia caduto proprio quando Chris lo stava riprendendo. E poi vabbè, ha fatto quella cosa di aprire le porte dei bagni e mi stavo cagando addosso. Comunque non siamo ancora arrivati alla fine. Chris a un certo punto sta cercando un modo per uscire da quella scuola. Pensa che sia infestata e ha indubbiamente registrato tante cose inquietanti, perciò vuole andarsene. Ma nella ricerca di un'uscita, cattura questo. This place is weird as hell. Hello? Oh shit. Hello? What the fuck? Okay, I know I heard somebody coming down these stairs.
something weird going on in this school. I passi che scendono le scale si possono sentire chiaramente. Oh shit. Ma quando Chris va a vedere, ancora una volta non c'è assolutamente nulla e nessuno. A questo punto ne ha abbastanza e decide di scappare, letteralmente. È convinto che la scuola sia infestata, ed è chiaro che comunque c'è qualcosa di strano. Che siano entità oppure persone in carne ed ossa, senza dubbio quel posto non è sicuro o accogliente. Ma fatemi sapere cosa credete voi, si tratta di persone oppure di qualcosa di più inspiegabile. Dodici anni fa, questo canale YouTube ha pubblicato un video decisamente strano. Si intitola Strana figura nello sfondo. E quelle persone non si riescono a spiegare ciò che hanno ripreso. Si tratta del motivo per cui tante persone hanno paura del buio e non potevano credere ai loro occhi quando hanno rivisto il filmato. Sono un gruppo di amici che stanno tranquillamente passando del tempo insieme in un seminterrato. Uno di loro dice di aver trovato un topo nella stanza sul retro, che è una stanza buia, in cui per qualche motivo il ragazzo non ha acceso la luce. Ha le spalle rivolte verso la stanza e parla con i suoi amici, ma quando si inchina, dietro di lui, si può vedere una cosa agghiacciante. Dude, come on, man. What? I just lost like 50 bucks in cards. You can get over it. I know. I'm gonna just have to. Stacko, what are you doing over there? I think I found a mouse in here somewhere. Are you serious? Dude, it's dark. I don't know where it's. I can't find it. Turn the lights on. Turn the lights on. Dude, I'm not staying with the mouse. Turn the lights on. Turn the lights on. I'll do this. There's no mouse in here. There's something in there. There's not. Did you get it? I can't see it. I'm doing something. Did you get the mouse trap? The mouse was really getting fine. Alright, whatever. I ragazzi non sono mai riusciti a spiegarsi ciò che hanno visto. C'era chiaramente uno strano volto dietro di lui, ma quando hanno acceso le luci non c'era più niente. Che cos'era? Forse solo un gioco di luci? Oppure c'era davvero qualcosa dietro di lui? Come sempre, ditemi cosa ne pensate. Quei ragazzi sono rimasti impietriti quando hanno rivisto il filmato, perché mentre erano lì non si sono accorti di quel volto. Immaginate essere al loro posto e vedere solo dopo che forse in quella stanza non erano soli.